Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute. Se è la prima volta che aprite un video di questo canale, io sono Heller e oggi parleremo insieme di un sacco di cose da fare per la notte di Capodanno. Quindi se non avete idee e state cercando un'idea per passare la vostra notte di Capodanno, per accogliere questo nuovo decennio, perché ricordiamoci che entriamo nel 2020, ovviamente non mancate di guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, quando arriviamo a questo momento dell'anno iniziano tutti i messaggi: cosa fai a Capodanno, dove vai a Capodanno, allora Capodanno è deciso cosa fai, Capodanno dove vai, cosa si fa a Capodanno, cosa si fa insieme, si sta insieme, non si sta insieme, eccetera eccetera. Io non so voi, ma per me inizia a diventare più o meno tipo un tormento questa cosa qua, un po' come a te famiglia inizio ad odiare questo periodo. Però ovviamente è normale, insomma, Capodanno qualcosa da fare ci vuole. Vi dico così perché io l'anno scorso non stavo molto bene, lo sapete, eccetera eccetera, ho avuto un po' di problemini e quindi sono rimasta a casa da sola, perché tra l'altro Mr. X lavorava, per cui ho fatto il mio Capodanno da sola, cioè con i video YouTube, credo, perché stavo guardando YouTube, leggevo e guardavo YouTube. E quindi non è stato, cioè, per carità, il Capodanno non è che uno deve festeggiare per forza, sennò crolla il mondo. Però insomma non è stata proprio la cosa più divertente di questo mondo passare il Capodanno da sola. In ogni caso ho qua un po' di idee da condividere con voi. Io quest'anno credo che lo passerò tra amici, ho già avuto un invito a cui ho risposto subito di sì, ma perché davvero mi fa piacere poter passare il Capodanno con loro. Ho già, non vi dico con chi, ve lo dirò magari più avanti, e soprattutto magari, dato che sono anche loro youtuber, magari lo vedrete da loro, non lo so. Ma comunque ero proprio contenta, insomma, di vederli, di vedere questi miei amici, e ho già passato altri Capodanni con loro, per cui mi sono sempre divertita molto, ci siamo divertiti molto insieme, stiamo sempre tanti insieme, ci scambiamo, cioè ognuno porta il suo piatto da mangiare, insomma qualcosa, per cui è proprio una cosa molto molto bella. E infatti la prima cosa che vi consiglio di fare a Capodanno è di organizzare una festa con i vostri amici. Se avete un amico o un'amica che ha la possibilità di mettere a disposizione casa, una taverna, una cantina, un garage, qualsiasi cosa. Se conoscete qualcuno che effettivamente può mettere a disposizione casa sua è molto meglio, perché stare in casa la notte di Capodanno e trascorrere però appunto il Capodanno con gli amici, secondo me è la cosa migliore del mondo. Primo, perché non si corrono pericoli, nel senso che non dovete andare in locali pubblici, parcheggio, mica parcheggio, macchina, chi ha bevuto, chi non ha bevuto, eccetera eccetera. Secondo, perché non dovete spendere delle cifre allucinanti per poter avere la metà delle cose che avreste in un giorno normalissimo dell'anno. Terzo, perché non dovrete fare nessun genere di fila per mangiare, bere, eccetera eccetera eccetera. Quarto, perché vi divertirete lo stesso, perché vi divertirete con persone che amate e perché vi divertirete probabilmente di più, perché ci sarà meno confusione. E quinto, perché sicuramente iniziare il Capodanno con le persone del vostro cuore è di buon auspicio. Durante la festa che organizzerete con i vostri amici vi consiglio di organizzare le seguenti cose. Allora, a parte la cena, una delle cose che mi piace delle feste tra amici è che ognuno teoricamente porta qualcosa di suo, chi porta il pandoro, il panettone, chi porta i dolci, chi porta da mangiare, per esempio io ho portato gli antipasti, chi porta il primo, chi porta le lasagne, chi porta il secondo, chi porta da bere, chi porta gli alcolici, chi porta la Coca-Cola, insomma ognuno porta qualcosa di suo e senza dover spendere delle cifre allucinanti si fa festa tutti insieme. Un'altra delle cose che mi piace organizzare quando si è tra amici a festeggiare il Capodanno è una specie di lista dei propositi, che non bisogna farla per forza in maniera molto pallosa come può sembrare, ma semplicemente si possono fare dei giochi, magari
con dei bigliettini che poi ci si scambia, magari appunto facendo dei sorteggi, ok, a sorpresa, e ognuno dice il suo proposito per l'anno nuovo. Insomma, si possono organizzare tanti giochi che ti portano effettivamente a partire nel nuovo anno con una marcia in più, con una carica in più. Puoi trovare conforto nei tuoi amici, puoi trovare sostegno nei tuoi amici, puoi trovare anche invece proprio un motore per spingerti avanti proprio nei tuoi amici e nelle persone che ti vogliono bene. Per cui questa è una cosa che mi piace molto. Un'altra cosa che mi piace organizzare tipo a Capodanno sono tipo i tornei di carte oppure di tipo battaglia navale, queste minchiate qui che so che non vanno di moda perché siamo nell'era della tecnologia e chi più di me vive la tecnologia, che sono sempre attaccata a YouTube e Instagram per lavoro, però quando ho delle feste con i miei amici mi piace interagire con i miei amici, per cui mi piacciono tutti questi giochi appunto dove magari si fa il torneo di briscola e si mettono in palio delle cose, magari dei piccoli premi, ci si scambia appunto dei piccoli premi e si mettono in palio dei piccoli premi per i tornei di carte, il torneo di tombola, insomma questi giochi qua che sembrano stupidi ma sono molto molto divertenti. Un'altra cosa che mi piace tantissimo organizzare con i miei amici durante la notte di Capodanno è il lancio delle lanterne. Praticamente appunto a seguito di quelli che possono essere i buoni propositi, si prende il buon proposito, si attacca nella lanternina, si lancia la lanternina, un po' come simbolicamente mandare un messaggio all'universo e far sì che questo desiderio o questo buon proposito durante l'anno nuovo si avveri e si realizzi al 100%, questa intenzione insomma si possa realizzare. Queste sono le cose che mi piace organizzare. In ultimo, ma non di minore importanza, ma questa la organizzo anche non a Capodanno, cioè dopo Natale, non per forza Capodanno, si organizzano i natalini. E questa è una tradizione che oramai è, diciamo così, assecondata ogni anno, in cui si praticamente ci si ritrova insieme per fare una cena o per fare un aperitivo, appunto magari durante il cenone di Capodanno, e ognuno porta il regalo più brutto che ha ricevuto a Natale o il regalo più inutile. Purtroppo viviamo in una società consumistica, ragazzi, è vero, e davvero non sapete quanto mi dispiace dover dire questo, però non possiamo far finta che non sia vero. Spesso e volentieri ci ritroviamo nella situazione di dover fare un pensierino, anche solo esclusivamente per forma o per formalità, ad una persona che magari non conosciamo bene, non conosciamo i suoi gusti, magari dobbiamo andare a trovare un amico o un parente che non abbiamo mai visto, o il figlio di un amico di qualcuno, insomma, e ci ritroviamo a fare dei regalini sulla base del niente e quindi magari non lo azzecchiamo. E chi di noi non ha mai ricevuto un regalo che veramente non lo rappresentava in nessun modo? E quindi noi cosa facciamo? Di solito ci troviamo, impacchettiamo il regalo più brutto, comunque più inutile, o comunque più che meno ci rappresenta, che abbiamo ricevuto e che dovremmo forse riciclare, perché anche questa è un'altra cosa che va a parte del Natale, perché tutti prima o poi abbiamo riciclato un regalo e tutti prima o poi abbiamo ricevuto un regalo riciclato, ok? Quindi quel regalo lì, al posto di farlo diventare inutile nel nostro cassetto, farlo diventare un ingombro, buttarlo via, portarlo al mercatino dell'usato per venderlo o cose del genere, noi lo rimpacchettiamo, facciamo il pacchetto più bello del mondo, cioè il pacchetto deve essere veramente una roba fighissima, e lo portiamo all'interno di questa festa in cui praticamente a sorteggio ognuno riceverà il regalo a sorte appunto portato da qualcun altro, il regalo più inutile del suo Natale portato da qualcun altro. E in questo modo si creano delle cose molto molto divertenti, perché praticamente spesso c'è chi riceve dei regali che invece a lui sono utili. Magari a me hanno regalato tipo il paraorecchie che mi fa schifo, non mi piace, e invece la persona che lo riceve, io lo metto nella busta dei natalini e la persona che lo riceve ne è entusiasta. Quindi queste cose qui succedono spessissimo, che magari il regalo che non piace a me o che non va bene per me, per un'altra persona è perfetto. Poi ci sono le volte che la persona riceve lo stesso regalo che ha portato, cioè vale a dire che a sorteggio si sorteggia il numero che corrisponde proprio al proprio regalo, per cui va a casa col suo natalino, e si creano insomma delle situazioni veramente talmente tanto divertenti che
vi consiglio di farle. E poi è utile perché i regali non rimangono lì a far niente, magari appunto arrivano a qualcuno che possono, a cui possono far piacere, a cui possono, in cui si possono rendere utili. Per cui queste sono le cose che io vi consiglio di fare se avete deciso di passare una serata in casa con amici o magari anche con i parenti, perché no, se avete deciso di fare una cena familiare dove ci sono tutti i vostri parenti, i vostri cugini, cuginetti, figli dei cugini, cugini grandi, cugini piccoli, zii, mamma, papà, nonni, eccetera eccetera, queste sono le cose, diciamo, più divertenti e che vanno bene più o meno a tutte le età, perché non c'è un'età per i natalini. Nei natalini in famiglia diciamo anche di no, perché se magari ti arriva il regalo che ti ha fatto la nonna l'anno scorso, insomma, non è il massimo, però diciamo che la lanterna, i buoni propositi, eccetera, sono tutte cose che si possono fare in famiglia, divertendosi anche tanto e aiutando anche ovviamente le persone, i nostri familiari, magari a raggiungere i loro scopi, i loro desideri. Un'altra cosa che si può fare, ma io non la farei, è andare con gli amici o con, insomma, chi si decide di festeggiare il Capodanno in piazza, in città. Allora, io non la farei perché andare in piazza a Milano per me è troppo freddo, troppo dispersivo, non ci sono i mezzi per tornare o comunque ci sono solo fino a una certa ora, e poi anche perché non mi fido tantissimo, nel senso che sì, viviamo comunque in città abbastanza sicure, però c'è sempre la possibilità magari di trovare la persona ubriaca che ti dà fastidio, chi ti molesta, la persona con cui vai a litigare per un non nulla, sono sempre tutti molto agitati, sopra le righe, eccetera. Però nelle piazze italiane, che è una cosa molto molto bella, organizzano sempre dei bei concerti, e quindi la cosa positiva di andare a festeggiare il Capodanno in piazza è di festeggiare il Capodanno magari ascoltando il nostro Beniamino o potendo sentire musica dal vivo, che insomma fa sempre piacere ed è gratuita a Capodanno, quindi magari vedere fuochi d'artificio, fare un brindisi tutti insieme, conoscere anche persone nuove, perché no? E queste sono le, diciamo così, i vantaggi di fare il Capodanno in piazza. Io ripeto, per me è troppo troppo freddo e sarebbe veramente invivibile, non riuscirei a godermi la festa. Un'altra cosa che si può fare ovviamente durante il Capodanno è il cenone al ristorante. Potete farlo in coppia, potete farlo con la famiglia, potete farlo anche con gli amici, ristorante, pizzeria, McDonald's, mettiamoci dentro di tutto, perché oramai tutti i livelli di ristorazione, ma anche i bar, si sono organizzati per poter offrire il servizio di Capodanno ai loro clienti. Per cui se avete un ristorante di riferimento o se avete un posto di riferimento per fare il cenone di Capodanno, vi dico sinceramente anche sì, anche perché i prezzi rispetto a quelli che erano parecchi anni fa si sono abbassati di tanto. Se invece non avete un ristorante di riferimento eccetera e dovete andare magari alla Sperendio, vi dico attenzione, perché spesso e volentieri i ristoranti sembrano fighissimi, offrono di tutto e di più, e poi però in soldoni, stringi stringi, pagate un sacco per avere molto poco. Quindi io la scelta di andare a fare il cenone al ristorante la farei solo ed esclusivamente se conoscessi davvero quel ristorante e se mi fidassi davvero non solo dei ristoratori e quindi anche proprio di tutto l'entourage eccetera, ma anche proprio del cibo che viene portato eccetera eccetera, perché a Capodanno si rischia sempre di pagare troppo e ricevere troppo poco rispetto agli altri giorni. Un'altra cosa che si può fare a Capodanno, io l'ho fatta parecchie volte, è quella di andare in discoteca. Io l'ho fatta parecchie volte perché tante volte lavoravo, nel senso che suonavo nelle discoteche, e tante volte l'ho fatta da cliente. Allora vi dico, quando suonavo mi divertivo abbastanza, perché per due ragioni principalmente. Innanzitutto perché ero dietro le quinte, quindi ero in un posto a me riservato e quindi non ero appiccicata a tutta la gente che era intervenuta alla serata, e quindi non c'era troppa confusione. Se avevo sete, avevo bisogno di bere, era un attimo chiederlo al barista, perché comunque lo chiedevo da dietro le quinte. Se avevo bisogno di qualunque cosa, avevo bisogno del mio spazio, un po' di claustrofobia così, non soffrivo niente, perché potevo andare nel mio camerino, potevo fare quello che volevo. Mi dovevo spogliare, avevo il posto dove lasciare la roba, mi dovevo vestire perché avevo freddo, perché volevo andare fuori, non dovevo fare la coda al guardaroba per 10 ore di fila perché c'era troppa gente. Quindi in realtà vi dico, quando l'ho fatta da musicista e ho lavorato dentro, mi sono divertita anche abbastanza. Ovviamente poi io ho fatto il mio lavoro perché dovevo suonare, per cui, per carità. Quando l'ho fatta da cliente mi sono divertita abbastanza quando c'era la compagnia, nel senso che
quando sono andata con persone particolarmente vivaci, intelligenti, divertenti, eccetera, eccetera, effettivamente, nonostante la confusione, nonostante le code, nonostante tutto, mi sono anche abbastanza divertita. Però effettivamente c'è anche appunto questo aspetto negativo che per andare al bagno c'è la coda. Al guardaroba c'è la coda, per bere c'è la coda, e insomma c'è sempre la coda. Però ricordo un capodanno, se non mi sbaglio quello insomma un capodanno molto lontano, dove sono andata in un locale che adesso a Milano non esiste più perché l'hanno chiuso, e praticamente siamo arrivati tardissimo con questa compagnia e siamo entrati, abbiamo speso poco perché siamo entrati dopo mezzanotte, però praticamente, quindi abbiamo speso di meno, ci hanno ridotto il biglietto d'entrata, e praticamente facevano da mangiare tipo il panino con la salamella all'aperto, quindi c'era questo locale che era un po' al chiuso e un po' all'aperto. All'aperto era fantastico perché avevano messo delle panchine fuori meravigliose e c'erano i funghi, che quindi l'aria era anche abbastanza calda, insomma non si moriva di freddo, e praticamente sotto questi funghi c'erano tutte queste griglie e sembrava tipo di fare delle grigliate all'aperto, che io d'inverno non me lo sarei mai aspettata, e facevano tipo il panino con la salamella, lo dog, insomma tutte queste cose molto fast che però erano gradite, e quindi ed era tutto compreso nel prezzo. Poi noi siamo stati lì fino alle 5 del mattino perché non volevamo trovare traffico a tornare indietro, e ci hanno anche offerto il cappuccino con la brioche. È uno dei capodanni che ricordo con più divertimento, ed era in un locale, per cui effettivamente non mi sento di dirvi no, non andate nei locali. Effettivamente ci sono dei locali che offrono delle cose e delle soluzioni veramente molto molto divertenti e carine. Un'altra cosa che potete fare, ma forse avreste dovuto programmarla un po' prima, però ci sono anche i last minute, sono i viaggi. Allora, i viaggi, per quanto riguarda i viaggi, potete andare a vedere le capitali d'Europa e ovviamente fare appunto il Capodanno nella piazza della capitale. Potete andare a vedere, magari se voi siete amanti del mare, potete fare un viaggio al mare, ovvero in una località un po' più calda rispetto a quella che c'è qua in Italia in questo momento, e potete andare a fare Capodanno al mare. Io lo farei tantissimo perché non ho mai fatto Capodanno al mare e mi piacerebbe veramente tanto. Oppure se avete qualche amico appunto che ha la casa al mare, potreste decidere di fare la festa al mare. Oppure magari voi abitate in Sicilia o in Liguria e siete già fortunati così. Però per esempio per me potrebbe essere una cosa fantasmagorica perché non l'ho mai fatta e ho sempre desiderato farla. E a questo proposito potreste anche infilarvi in una crociera, perché effettivamente le crociere, io credo che passare il Capodanno in crociera sia forse la cosa migliore in assoluto. Primo, perché sei in viaggio, cioè sei proprio nella crociera. Secondo, perché ovviamente la crociera ha posti limitati, per cui non troverai mai confusione, non più del giorno prima, non più del giorno dopo, ecco. Quindi trovi la stessa confusione quando la crociera parte, è la stessa della notte di Capodanno, e di solito in crociera non c'è confusione perché sono molto ben organizzati con i ristoranti, i locali, eccetera, eccetera. Terzo, perché hai veramente un intrattenimento completo, che quindi se sta in crociera 3 giorni o sta in crociera 1 settimana è comunque completo, quindi hai la possibilità davvero di fare un festeggiamento dell'inizio dell'anno totale. E quarto, perché dato che tanto devi spendere, e sicuramente nelle capitali, oppure se vai a fare un viaggio durante quel periodo dell'anno spendi molto di più, quando vai in crociera sì, tu spendi per la crociera, però sei proprio fuori, sei proprio completamente, totalmente fuori, ti fai Capodanno sull'acqua, ti sparano i fuochi d'artificio sull'acqua, e per me questa cosa è una cosa favolosa, e davvero credo che sia tra le cose più belle che posso pensare di fare per Capodanno. Infatti secondo me uno dei prossimi anni io mi organizzerò per fare una crociera, per fare Capodanno in crociera. Un'altra delle cose che potete fare, ovviamente senza spendere tutti quei soldi che spendereste per andare in crociera, è andare alla spa. La spa è un'altra di quelle cose che secondo me ha un senso fare a Capodanno. Innanzitutto i posti sono limitati, perché normalmente le spa, o perlomeno le spa che conosco io, hanno dei posti limitati, per cui devi prenotare e ti danno quel posto lì. In realtà si può prenotare fino all'ultimo minuto, perché non sono mai complete, perché forse il Capodanno alla spa è una delle cose che non si pensa. Però cosa offrono normalmente alle spa? Offrono dei percorsi
quindi dei percorsi degustativi sia di vino, se non mi sbaglio, che di cibo. E poi appunto ci sono le piscine tutte illuminate, gli idromassaggi, ovviamente sono tutte piscine a caldo, in modo tale che non dobbiate patire il freddo, ma sono all'esterno, che è una figata. Per me è già una figata durante l'anno, però proprio pensare di partire e quindi energeticamente di cominciare il mio anno rilassandomi, cioè proprio nel benessere più completo, magari con la persona che amo di fianco, a degustare dei cibi senza dovermi abbuffare per forza perché è Capodanno, dei vini, degli ottimi vini, eccetera, eccetera, quella è anche un'altra di quelle cose che farei volentieri. Ultimamente mi sto orientando di più verso il poco ma ottimo, cioè, quindi magari c'è qualcosa di molto molto piccolo, cioè quindi non appunto le abbuffate, le cose, cioè il divertimento a tutti i costi, qualcosa di molto insomma morigerato, però eccellente, di qualità eccellente, piuttosto che quantità in abbondanza ma scarsità a livello qualitativo. Quindi sia la compagnia che scelgo, anzi a partire dalla compagnia che scelgo fino a qualsiasi cosa, dal cibo, il vino e anche la situazione, preferisco sceglierle e avere delle qualità, cioè di poter contare sulla qualità di qualcosa al posto che lasciarmi tirare in mezzo solo perché è Capodanno e perché c'è il fatto che a Capodanno bisogna festeggiare alla grande a tutti i costi. Ecco, come vi ho detto, l'anno scorso me ne sono stata tranquillamente a casa e non è morto nessuno, ed ero anche da sola, per cui un'altra delle cose che potete fare a Capodanno e un'altra delle cose su cui si sono organizzati soprattutto negli ultimi anni è andare al cinema. Il cinema è sempre stata una cosa che a Capodanno ci si pensa poco, o perlomeno la notte di Capodanno, quindi la notte di San Silvestro, ci si pensa poco. Perché? Perché stai al chiuso, perché non stai mangiando, eccetera eccetera. Però ci sono un sacco di cinema che si organizzano per offrire magari il panettone con una bevanda, magari durante il film fare il conto alla rovescia, insomma queste cose qua. E secondo me quella è un'opzione piuttosto triste, nel senso che se proprio volete andare al cinema andateci il giorno dopo. Però ci sono tanti cineamatori, tanti appassionati, che effettivamente, per cui effettivamente il fatto di andare al cinema, e soprattutto in un buon cinema, per esempio l'Arcadia di Melzo, che è uno dei cinema migliori che ci siano in Europa, soprattutto per l'impianto audio, ma anche insomma tanti cinema che oggi hanno lavorato molto sia sulla qualità dell'immagine che sulla qualità dell'audio che viene proposto. Effettivamente se uno è appassionato, ma anche se non è appassionato, magari c'è un film che particolarmente gli piace, eccetera eccetera, potrebbe essere una serata divertente. Anche perché gli ultimi cinema, cioè i cinema sono di due tipi, no? Sono quelli che sono da soli, cioè tipo entri al cinema, ci sono tutte le sale e fuori c'è giusto il baracchino del popcorn, oppure ci sono i cinema all'interno dei quali praticamente c'è quasi un centro commerciale, o addirittura i cinema che sono all'interno dei centri commerciali, come per esempio a Sesto il Sarca, il cinema Sarca, oppure anche appunto a Melzo l'Arcadia, oppure sempre l'Arcadia ma non a Melzo, a le Corti Lombarde, può essere, boh, non mi ricordo, vabbè, comunque ce ne sono tanti di cinema che sono all'interno dei centri commerciali, per cui è anche bello quando è finita la proiezione del film, ci si può fermare nei vari barettini che sono aperti, perché ce ne sono sempre di aperti, a mangiare qualcosa con gli amici, a fare l'ultimo brindisi, oppure addirittura se si fa tardi e se effettivamente la struttura lo permette, a mersi cappuccino e brioche e andare finalmente a casa a riposare. Quindi anche il cinema effettivamente non è un'idea così brutta. Credo che i prezzi del cinema tra l'altro non siano maggiorati durante la notte di Capodanno, o forse sì, ma solo perché appunto ti viene offerta il panettone con, o il panettone Pandoro, comunque il festeggiamento, e quindi giustamente uno paga il festeggiamento. Ultima opzione, questa è dedicata soprattutto a gli sposati, i fidanzati, coloro che sono in coppia e che ancora magari non hanno figli, o che possono lasciare i figli dagli zii, dai genitori, o che hanno i figli grandi oramai che se ne vanno per i fatti loro. Cena romantica a casa, magari con film. Potete organizzare una cena romantica. Io vi dico,
spero che Mr. X guardi questo video, perché la cosa più bella sarebbe per una moglie o comunque per una compagna che normalmente, o comunque per il compagno, diciamo in generale, perché ci sono anche un sacco di coppie miste, io non voglio escludere nessuno, quindi anche se si tratta di uomo uomo, donna donna, non è su Heller Channel che si fanno queste distinzioni, però diciamo che c'è sempre qualcuno che si preoccupa maggiormente della casa, quindi di fare da mangiare, di preparare la cena, di apparecchiare, di imbandire, insomma, di organizzare le cose, e qualcuno che invece se ne occupa di meno. Di solito c'è sempre un po' di disparità. A volte c'è una disparità immensa, come per esempio nel mio caso, diciamo che Mr. X non si occupa quasi mai, non è vero, perché ogni tanto magari fa lui, però quando fa lui è meglio di no, per cui è meglio che faccio io. Però diciamo che da noi c'è molta disparità. Poi io adoro cucinare, quindi non è una cosa che mi pesa, che faccio e mi dà fastidio, ma lo faccio e mi piace tantissimo farlo e non rinuncerei per niente al mondo. Lui ogni tanto c'ha la fantasia, però una volta gli va bene, quattro volte no, per cui diciamo che c'è un po' perso. Lui fa la colazione, ecco, lui prepara sempre la colazione e quando è a casa soprattutto è una cosa molto molto carina che fa per me. E però appunto, soprattutto nel momento in cui c'è una leggera disparità in famiglia o comunque tra la coppia, la persona che fa di meno sarebbe carino se organizzasse proprio un cenone di Capodanno romantico per la persona che normalmente durante tutto l'anno si prende cura dei pranzi e delle cene dell'altro, insomma del coniuge o comunque del compagno. E questa sarebbe una cosa veramente carina, far trovare un tavolo imbandito, magari con le candele, con qualche fiore, cioè proprio un qualche cosa di romantico. E vi dico così perché tante volte si ha proprio bisogno, anche se è una cosa banale, perché tante volte davvero è proprio banale, uno ci pensa e dice ma sì, ma cosa me ne frega a me di accendere le candele, di star lì a fare lo sbattimento, a impiattare bene, a mettere la tavola bene. E no, tante volte invece di queste coccole si ha anche bisogno, e soprattutto nella coppia troppe volte si dà per scontato che tanto ci vogliamo bene, ma ce lo si dimostra sempre di meno e si ha sempre meno tempo e meno spazio e soprattutto meno accortezza per dimostrarsi quanto ci si vuole prendere cura dell'altro. Quindi tante volte sarebbe veramente carino riuscire a fare un dono di questo tipo al nostro compagno, alla nostra compagna, fargli trovare appunto una bella tavola apparecchiata, magari ecco appunto le lanterne e i buoni propositi per l'anno dopo si possono fare anche in coppia, quindi magari mandare le lanterne al posto di scoppiare i botti, ragazzi, mi raccomando, ok? Quindi al posto di rischiare di perdere le dita o di farsi del male con botti, cose scoppiettanti, stelle filanti che poi diventano fuochi d'artificio veri e propri, insomma, al posto di utilizzare queste cose, magari far partire una lanterna con dentro un buon proposito per l'anno nuovo e cercare di mantenerlo può essere una cosa carina. E poi magari guardarsi un film coccolati sul divano, magari con la copertina, con qualcosa di coccoloso, e magari insomma trovare anche quel momento di intimità, perché chi ha intimità a Capodanno, ricordiamoci, ha intimità per tutto l'anno. E diciamola così, mettiamola così, dato che siamo su YouTube. Quindi io vi auguro di poter fare qualcosa di questo genere con il vostro compagno o la vostra compagna, vi auguro di potervi vivere un momento di intimità talmente profondo che l'inizio dell'anno nuovo possa partire davvero nel più dolce dei modi, nel più come dire, pieno dei modi, nel più bello dei modi, ecco. E questo è un augurio che vi faccio, qualsiasi sarà la vostra come dire, la vostra scelta all'interno di tutte queste cose che vi ho detto. Io, il mio augurio per voi, per ognuno di voi, è quello di un 2020 veramente all'insegna di tutto ciò che volete in abbondanza, all'insegna della realizzazione di tutti i vostri desideri, all'insegna della salute innanzitutto e della ricchezza intesa in ogni suo modo, perché ricordiamoci che la ricchezza non fa male, la ricchezza è un mezzo e se la usate bene fa bene a voi e fa bene a quelli intorno a voi. Per cui quello che vi auguro è veramente ricchezza di ogni bene e assolutamente amore in quantità elevatissime e in qualità elevatissime.
Che altro dirvi? Mi auguro che queste cose vi abbiano dato qualche spunto per passare la vostra notte di Capodanno e per iniziare un 2020 davvero straordinario. Fatemi sapere magari qua sotto nei commenti come lo inizierete voi o come pensate di iniziarlo. E mi raccomando, lasciate anche un piccolo cuore così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto e soprattutto di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò e soprattutto vi anticipo già che nel 2020 davvero ci saranno dei cambiamenti su LR Channel, già ci stiamo un po' sperimentando ma ci saranno dei cambiamenti veramente fondamentali, per cui se non volete perderveli davvero iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche perché ci saranno tanti tanti contenuti sempre più interessanti. A me non rimane che ringraziarvi con tutto il cuore di essere stati con me fino alla fine di questo video. Vi mando il solito mega mega bacio. Buon anno a tutti ragazzi e tantissimo, ma tantissimo amore.